Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo finalmente a parlare della nuovissima Van Ryzel e di RCF Disc, perché ormai è da un po' di giorni che mi è arrivata. Ho avuto modo di testarla in tutti i tipi di terreni e so che siete in moltissimi che volete sapere come va questa bici. Ma prima di andare a vedere le sensazioni che ho avuto in corsa e come mi sono trovato, andiamo a rivedere brevemente tutti i suoi particolari tecnici, perché se non vi siete visti il video che ne andavo a parlare, sia di questo modello, cioè l'Ultegra Disc, sia del modello Durace con i freni RIM. Il nuovissimo telaio EDR, che sta per Endurance, è stato ridisegnato rispetto al vecchio telaio Ultra di casa Van Ryzel. Il telaio è composto da fibre di carbonio di alto modulo. Lo troviamo in due colorazioni, la colorazione nera, che è quella che ho deciso di acquistare io, e la colorazione rossa. La troviamo montata in diversi tipi di gruppi. Prendiamo in particolare le edizioni con il freno a disco, cioè questa che è montata col gruppo Shimano Ultegra R8000. In alternativa la troviamo anche col Shimano 105. Ovviamente poi vanno a cambiare i prezzi. In alternativa c'è anche ovviamente la versione con i freni più tradizionali, montata con Campagnolo Potenza, Shimano Ultegra sempre e Shimano Durace. Il telaio, come vi ho già detto, è stato ridisegnato, è un telaio molto leggero e nelle sensazioni di guida questo si fa sentire moltissimo. In praticamente quasi tutti i modelli la troviamo con una guarnitura da 52-36 e dietro una cassetta 11-28. Quindi una rapportatura che ci porterà ovunque, ma allo stesso tempo abbiamo un rapporto per macinare chilometri. La bici in questione monta un manubrio, un attacco manubrio DEDA 02 e il gruppo, come vi ho detto prima, montato è l'Ultegra R8000, che ha un peso totale di 2106 grammi. Il deragliatore posteriore ha una gabbia lunga che consente di avere un massimo di 34 denti posteriori. In questo caso abbiamo dei dischi da 160 all'anteriore e 140 al posteriore. Ovviamente il carbofreno e il disco sono i classici Shimano Ultegra. Possiamo trovare delle ruote Fulcrum Racing 3. Da quest'anno Van Ryzel non monta più ruote Mavic, ma è passata alle ruote Fulcrum. In questo caso le ruote vengono date con la camera d'aria, ma assieme alla bici ti danno le valvole per convertirla in tubeless. Difatti io l'ho convertita subito in tubeless. Se non avete già visto il video che la vado ad unboxare, si vede proprio il passaggio che vado a togliere le camere, vado ad inserire il liquido, le valvole e converto le ruote in tubeless, che secondo me in questo caso è la miglior scelta. E ovviamente vengono dati in dotazione dei copertoni tubeless ready, che sono gli Antixon Fusion 5 Performance. In questa bici la sezione massima dei copertoni che si possono andare a montare è un 30 mm. Come ultimamente si sta facendo in questi ultimi anni, si tende ad allargare sempre di più il battistrada che si va poi ad utilizzare. In questo caso possiamo mettere fino a un 30. La sella che è stata montata è una Fizik Antares, e devo dire una sella veramente molto confortevole. I punti a favore di tutti questi componenti sono ovviamente tutto il gruppo cambio, quindi sia il freno disco idraulico, l'ho trovato veramente molto potente, soprattutto nei tratti di discesa dove ovviamente un freno di questo genere ci può aiutare. Non a caso la prima discesa abbastanza impegnativa che sono andato ad affrontare, non l'ho affrontata velocissima perché comunque non sono andato a rischiare essendoci macchine per strada, ma sono andato a guardarmi il tempo a fine giro e ho impiegato solo 10 secondi in più rispetto al mio miglior tempo in quella discesa, che risale nel lontano 2016, dove non penso che mi facevo tanti problemi a scendere. Quindi senza andare a sforzare tantissimo, questi freni mi hanno aiutato per scendere così veloce. La cosa che avvantaggia moltissimo il freno disco è questa frenata potente che ti fa frenare veramente all'ultimo. Quindi, quando si prende un po' la mano, potrebbe anche diventare pericoloso, ma allo stesso tempo ti consente di scendere veramente veloce nelle discese e quando ci capita di trovare un ostacolo momentaneo, riusciamo comunque a salvarci perché abbiamo una frenata
molto potente. Oltre al freno, il gruppo c'ha anche il cambio posteriore che lo conosciamo tutti, il Shimano Ultegra R8000, cambio molto affidabile, cambio che ho già utilizzato molte volte e è montato in moltissime biciclette, cambio che ha la stessa tecnologia del Shimano Durace, che è il gruppo più alto della gamma Shimano, che ha un peso un po' maggiorato rispetto al Durace. La cosa che mi ha stupito in positivo sono state le ruote. Fulcrum Racing 3, dichiarate da Fulcrum come le ruote più polivalenti che hanno in alluminio. Sopra di loro ci sarebbero le Fulcrum Racing 0, che le fanno anche in versione carbonio. Fulcrum le dichiara polivalenti perché sono comode, sono comunque leggere, ma allo stesso tempo anche aerodinamiche. Provandole, questa cosa si sente moltissimo perché sono ruote che scorrono, ti fanno scappare la bici da sotto. Allo stesso tempo, però, assieme a questa bici che è molto leggera, non ti fa pesare che sono delle ruote in alluminio. E quindi la bici è comoda, ma allo stesso tempo molto leggera. E sono stato molto stupito dai cuscinetti che hanno perché scorrono veramente molto bene. La cosa di averle convertite in tube sicuramente aumenta la scorrevolezza, perché all'interno, non avendo la camera d'aria, cambia anche il tipo di scorrimento che hanno e anche il tipo di tenuta. Quindi veramente molto approvate. Ero abbastanza scettico sulle Fulcrum Racing 3 inizialmente, ma usandole sono state una vera e propria sorpresa. E oltre a questo, le sensazioni che ho avuto in questa bicicletta sono state con una bici che va molto forte in salita. Quando la rilanciamo, lei ci segue. In salita, soprattutto, sentiamo che è una bici che ci accompagna. È veramente molto reattiva e molto guidabile, perché oltre alla sensazione che ci hanno dato i freni, come vi ho già detto prima, nella discesa, è una bicicletta che si guida come si vuole. L'ho trovata veramente comoda, ma allo stesso tempo nei pezzi dove bisognava guidarla un attimino meglio, l'ho trovata confortevole e allo stesso tempo mi seguiva in tutti i miei movimenti. È una bicicletta molto reattiva. Quando ci alziamo in piedi sui pedali, lei ci scappa via. Questa cosa si è fatta sentire sia in salita che anche in pianura. L'ho trovata molto a suo agio nei terreni misti, quindi sia quelli collinari che quelli di salita, anche quando le pendenze superavano la doppia cifra. Difatti anche nella sua descrizione si parla molto di quanto va forte in salita e usandola si sente proprio questa caratteristica. Andiamo a parlare di taglie. Le taglie presenti, si parte dalla taglia più piccolina che è l'XS, arrivando fino alla taglia più grande che è l'XL. Se volete avere un metro di misura, io sono alto 1,78 m e la M mi calza perfetta. Ho notato che le misure che sono scritte nel sito sono molto veritiere, quindi se avete qualche dubbio andate pure a vedere quelle che non sbagliate. Andiamo a parlare di pesi, perché sono dichiarati 7,7 kg in taglia M senza pedali. A primo impatto la bicicletta è veramente molto leggera. Ho provato a pesarla con i pedali, cioè il look che è Oblade, porta borracce, staffa per contachilometri e sensore di cadenza. E il peso che è uscito fuori era 8,50 kg, 8,1 kg, quindi i 7,7 kg dichiarati sono molto veritieri. E per una bicicletta a freno a disco è veramente un peso basso, per quello anche che siamo andati a pagare, perché se andiamo a vedere i prezzi, questa in colorazione nera costa €2.599,99 e vi sfido a trovare un qualcosa di più economico, qualitativamente uguale nel mercato. Che upgrade possiamo fare su questa bici? Allora, partiamo dal presupposto che già montata così è una buona bici, come vi ho detto prima, quindi sia il manubrio che le ruote, che tutto l'insieme possono già andare bene. Se vogliamo invece avere quel qualcosa in più, possiamo andare a cambiare manubrio, possiamo andare a metterne uno in carbonio. Facendo così andiamo a guadagnare qualche grammo, ma allo stesso tempo possiamo avere un qualcosa che esteticamente ci può appagare di più. Oltre al manubrio si possono cambiare le ruote, si può mettere un modello di ruota in carbonio sia a profilo basso che a profilo alto. Le ruote a profilo basso possono essere consigliate per magari andare in salita, quindi tenere il peso molto basso della bici, ancora più basso di quello che è adesso, e magari andare a mettere delle ruote a profilo ancora più alto per dargli molta più rigidezza. Quindi con delle ruote molto rigide e il telaio che si trova che va molto bene nei terreni collinari e di salita, ci consentirà di andare forte praticamente ovunque. E oltre al manubrio si può anche andare a cambiare il nastro, quindi andare a metterne uno più confortevole, dipende
in base alle esigenze di ognuno di voi. E oltre a questi non vi direi altri upgrade da fare, proprio perché come viene consegnata la bici è già perfetta così. E quindi arrivati alla fine di questo video vi dico che questa bici è veramente proprio consigliata per tutti i punti che siamo andati a vedere prima, per le sensazioni che mi ha dato in tutte queste uscite che sono già riuscito a fare e soprattutto per il prezzo, perché per 2.599 € nel mercato non si riesce a trovare qualcosa di meglio, soprattutto in questo periodo storico che si fanno anche fatica ad avere le bici. Consigliabile sia questo modello montato Ultegra, consigliato anche il modello montato Shimano 105, dove la bici è un po' più economica perché viene 1.999 €. Abbiamo il cambio Shimano 105, che è anche lui molto affidabile come Shimano Ultegra, e abbiamo un paio di ruote di gamma più bassa, cioè le Fulcrum Racing 700. Quindi, se vogliamo un attimo tagliare sul prezzo, anche lei è veramente molto consigliata perché abbiamo lo stesso telaio, si è andato a guadagnare un po' su tutti i componenti che sono stati montati. E se siete arrivati fino a questo punto del video, vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video. Se lo fate, siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!